che sono beato tra le donne, ma questa sera, cari amici di Globus Magazine e di Globus Radio Station, Sei beatissimo tra le donne. Sono in mezzo, non sono semplici donne, sono Charlie Angels. E quindi angeli di Charlie. Ecco, vedi, sono degli angeli. E avete anche l'interfono di Charlie che vi dice dove andate in missione a cantare. Certo. Intanto vi presento la front lady del gruppo. Front women siamo. Oh, fantastico. Beh, comunque rappresenta il gruppo. Perché oggi compio gli anni, sì. Infatti, e quindi facciamo un augurio pubblico. Abbiamo allora la front lady Valentina, Sì. poi abbiamo una band, tastierista, Maria Grazia, Superale, Giorgia al basso, Marianna al violino, Viviana alla voce. La voce, già. Fantastica voce che abbiamo sentito stasera. Io sono la sola che possa capire tutto quello che c'è da capire in te. Forse se tu facessi capiresti meglio che io sono la sola che tu possa amare. Tu non vedi che sono due passi da te e non sai quanto meriti un tanto. Da quanto tempo siete insieme in questo bellissimo... Da 11 anni. Mamma mia. Siamo alternate nei vari momenti storici, però da 11 anni esiste la band. Allora, scherzo a parte alla trasmissione di Charlie Angels che io seguivo sempre da piccolo, negli anni 70, l'ispirazione... Chi è stato ad averla per questo? Il nostro maestro, il nostro arrangiatore, Charlie. E poi io, entrambi. È proprio Charlie. Charlie. All'inizio eravamo tre, eravamo solo tre, quindi proprio il format della serie televisiva. E poi col tempo ci siamo ampliate ed è un valore aggiunto questo, perché siamo siciliane. Perché io sono a caccia proprio di talenti e di doti musicali siciliane, perché siccome ho scoperto che la Sicilia, io non sono da molto tempo in Sicilia, però sto scoprendo che è una grande densità artistica e sto cercando di valorizzare proprio quelle realtà musicali che non sono così e in vista come dovrebbero e come meriterebbero. Grazie. Quindi provvedo io personalmente. Grazie.
perché meritano una cosa così. Ho avuto un assaggio, alla faccia dell'assaggio, ho avuto una cosa molto saziante stasera. E soprattutto una cosa, il repertorio. E parte anche questo, ho sentito, compresa la sigla, dagli anni 70 in su, no? Esatto. Ci ispiriamo un po' ai successi di musica leggera italiana e straniera degli anni 70, ma anche quelli attuali. Fatto qualche disco, qualche cosa? Sì, abbiamo in cantiere, come si suol dire, qualche inedito in vernacolo e in italiano e anche in inglese. Mamma mia, ragazzi, vedi che io ho fatto bene a venire qua questa sera. Allora, la voce è sempre stata lei da sempre? Non sempre. All'inizio, agli esordi della band, c'era un'altra ragazza che poi per vari motivi è dovuta partire e quindi è subentrata Viviana. Viviana, fantastica voce, perché dopo la sentirete, perché io metterò dentro qualche pezzo ogni tanto nella intervista. Allora avete questo progetto musicale e altre uscite, qualche altri progetti delle serate? Tanti concerti, abbiamo le piazze, domani sera per esempio siamo in un locale che si chiama La Perla Nera di Catania, dopodomani abbiamo la piazza Melilli e ancora dopodomani abbiamo una piazza a lingua glossa. Ci sono tante serate che abbiamo. Sempre con questa formazione? Io. Sì, certo. Sempre in sé. Al premio Ace Galatea avremo questo onore, abbiamo aperto il concerto di Fiordaliso. Quindi fate anche i concorsi? No, concorsi no, ci chiamano per le premiazioni, quindi ci ospitano, ci premiano e ci chiamano anche per aprire i concerti dei grandi, come Fiordaliso, Anna Oxa. La cupulia alla gravi se risada, passa scambagnando un petto leve, mamma da guapo fede fa guardare. Siendo a me che do fa fa, tu vuoi vivere all'amora, ma se bevi whisky in sola, poi ti sento disturba, ma ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi pensano a me, ti te la borsetta di mamma, tu papà l'americano, americano, americano, ma si nato in Italia. Voi adesso, fino adesso, ho sentito solo delle cover, ma non vi è passata per la testa di fare qualche brano vostro originale? Infatti la nostra bassista ogni volta ci rimprovera perché dice: quando facciamo il nostro brano? E ha ragione. Ha ragione la bassista Giorgia. Bravo, ascoltare sempre le bassiste. Anche, sì, le bassiste devono essere ascoltate molto, ma anche le sassofoniste del calibro di Alessia, perché è lei che difende tantissimo questo inedito.
Infatti Alessia non è per me una novità, la conosco in diverse situazioni musicali e sempre in qualcosa di elite abbastanza eccezionale. Allora, Come si suol dire in siciliano? Non so se faccio il suo conosco. mestiere, ho suonato il violino adesso, Ah no? sì? Lei suona il violino? No, no, ho fatto una sviolinata a lei. Sì, ma ho sentito, è fantastico. Quindi io allora aspetto il disco. Va bene. E anche, soprattutto io sono a caccia di pezzi originali. È originale, è Tutte originalissimo. musiche nuove, Sì, inedite. nuove, sì, particolari. Quanti? Una Quante decina. tracce sono? Ah, io Una devo decina. sapere. Una decina. Ah, bene, ho un LP proprio. Sì. Oh, bene, benissimo. Allora, vi lascio andare perché ci sono i camerieri. Mangiare fanno tutti i gesti e così. Io sono contentissimo di avervi proposto, di avervi conosciuti. Spero di vedervi in situazioni molto più alte. Grazie, grazie, E ve grazie. lo meritate, Grazie. e soprattutto mi è piaciuto, devo dirlo, perché faccio una cosa parziale, quel rondò veneziano che mi ha fatto venire la pelle d'oca, cioè, non è ancora scesa giù dalla pelle d'oca. Il rondò Ne veneziano. sono molto contenta. Sì, perché io adoro rondò veneziano, anche se viene, come dire, Abbiamo dei brani, snobbato. e viene snobbato da chi non lo capisce. Bravo. Abbiamo dei brani strumentali Adesso lei ha fatto e sviolinato. non, diciamo decisi, arrangiati, decisi per essere inseriti nel repertorio dal nostro Roberto, di cui siamo gelosi. Uno di questi è Rondò, un altro è La Ciarda, un altro è Rock On. E tanti altri, e ci vengono rubati dalle altre band Mamma mia. e ci imitano tantissimo, e noi siamo gelose del nostro repertorio. Allora adesso li prendete in contropiede e tirate voi qualcosa di Steven Schlags. Di? Steven Schlags. Ah, chissà, chissà. No, ma ci sono dei bellissimi pezzi che meritano di essere scoperti. Li ascolteremo prima. Certo, farete un buon ascolto anche musica irlandese perché avendo Esatto, un violino si può fare. ci Una dobbiamo voce che concentrare. canta le canzoni irlandesi può farlo perché ha un ottimo inglese lei. Certo che è un ottimo inglese. La Rocconno infatti è una tarantella irlandese. Infatti, per quello che l'ho detto, perché si sente l'atmosfera in irlandese. E magari, chissà, per farmi, quando passo io, preparate qualcosa di tirolese anche. Okay.
Charlie Angeli di Charlie. Le Angeli di Charlie. Mamma mia, io sono tutto innamorata di questa ragazza qua. E dovrò rimettermi dopo questa intervista un bel po'. Poniamo l'accento su questo aggettivo, the original ones, le originali, diffidate dalle imitazioni. Infatti, guardate sotto l'etichetta subito. Ragazze, grazie per questa vostra disponibilità e soprattutto grazie per avermi fatto passare una bellissima serata di musica con la M maiuscola. Spero di venire ad ascoltarvi ancora. Io aspetto sempre il disco, che okay. Quando avrò il disco vi propongo anche di venire in radio. Okay. Con okay. Piacere, con piacere. Grazie. Arrivederci, ragazzi di Radio Globus. Radio. Per questa sera sono a posto, veramente sono. Alla prossima. Abbiamo suonato per voi Giorgio al basso, Maria Grazia alla tastiera, Marianna al pianino, Alessia al sax, Valentina alla chitarra. Ancora tantissimi auguri. Viviana alla voce, Angel di Charlie, Charlie Angels. Vi salutiamo con la nostra sigla. Ringraziamo il proprietario, grazie per essere stati con noi, grazie agli amici che sono venuti a trovarci.